Benvenuti in un nuovo episodio del Late Show con Karim Musa. Sapete qual è il miglior lavoro che potreste mai fare nell'ultimo periodo? Diventare famosi. Eh sì, perché più sei famoso, più la gente ti regala roba, ti chiedono di partecipare a interviste, a programmi, fai film, i libri, e più sei famoso e più soldi ti lanciano, e più soldi hai, più sei famoso e più soldi ti lanciano. E il miglior trampolino di lancio, ovviamente, è YouTube. Tutte le più grandi star d'oggi hanno iniziato su YouTube. Basti pensare a Justin Bieber, che suonava dalla sua cameretta ed è stato scoperto, o tanto famosi come uno qualsiasi degli youtuber che seguite, o famosi tanto quanto la signora del pellicciotto. Non so se l'avete visto il video di questa signora che si incazza con i commessi di un negozio e finisce con lei che sviene a corpo morto per terra. Ecco, questo video ha girato talmente tanto che questa signora prima è andata da Barbara D'Urso e adesso fa le serate dove potremmo scoprire tutta la verità. E io credo che sotto questo livello di popolarità ci sia soltanto la morte. E quindi non vi piacerebbe diventare famosi come la signora del pellicciotto? Ma come fare? Caricare video su YouTube? Chi cazzo ve li guarda? E ci sono solo due modi per rendere popolare un video. O lo fai bello, o ti compri le visual. Sempre più spesso mi capita di beccare tra i correlati, ma anche in tendenza è capitato, dei video che hanno delle statistiche un po' sballate. Video che hanno troppe visual rispetto ai mi piace, troppe visual rispetto ai commenti, o troppi commenti rispetto ai mi piace. C'è da dire che a volte YouTube sbarella e questi numeri vengono sballati anche da soli, senza che tu possa toccare niente. Ma la maggior parte delle volte in realtà si tratta di visual comprate o like comprati o commenti comprati. E siccome una volta l'anno mi sale il Dark Angelcraft, ho voluto indagare. Io vi invito a prepararvi un tè, a farvi dei biscotti e a tenervi forte, perché voi non immaginereste neanche quanti colpi di scena ha questo diario di un compratore di visual. Allora, la prima cosa che ho deciso di fare era controllare nelle regole di YouTube se ci fosse scritto qualcosa riguardo alle visual comprate da siti esterni. E c'è! In una pagina del supporto di Google con tanto di triangolo giallo con punto esclamativo all'interno, c'è scritto: le visualizzazioni generate da aziende e servizi di terze parti non verranno conteggiate o prese in considerazione su YouTube e potrebbero portare azioni disciplinari nei confronti del tuo account, incluse la rimozione del video o la sospensione dell'account. Quindi questa dovrebbe essere la risposta alla primissima domanda che è venuta in mente a tutti quanti. È legale comprare visual su YouTube da altri siti? In teoria, no. Nel senso che tu puoi anche farlo, ma quello che succede poi sono cazzi tuoi. Ma questo ovviamente non mi ha fermato. Per la scienza questo è altro. Quindi sono andato a navigare sul web per trovare tutti i siti italiani che vendono visualizzazioni. E oibò, quanti ce ne sono? Con una velocissima ricerca su Google ne ho trovati subito più o meno una dozzina. E ci sono due tipi di visualizzazioni che si possono comprare. Quelle con i bot, che sono quelle più facili e più economiche che arrivano istantaneamente, e quelle definite da alcuni siti vere, che però ci mettono mesi ad arrivare. Ma non finisce qui ovviamente, perché tu da questi siti puoi comprare le visual, ma puoi comprare anche commenti, like e dislike. E uno potrebbe chiedersi: perché dovrei comprare dei dislike? Perché dovrei essere così scemo da comprarmi dei dislike? Perché dovresti comprarli a te, quando puoi bombardare di dislike il video di un'altra persona? E beh, certo, perché nella maggior parte di questi siti tu devi soltanto mettere quello che vuoi comprare e un link al video. Non c'è scritto da nessuna parte che devi dire di chi sia il video o confermare che sia tuo. Basta che metti un link. E per 30 euro puoi comprarti anche articoli su blog e giornali online. Volendo c'è questa opzione. Puoi comprare questa cosa qui se vuoi essere extra triste. Comunque, in questo primo giorno decido di comprare 100.000 visual in un sito che non costa così tanto come gli altri, ma il tempo di erogazione è dalle 10.000 alle 30.000 visual al giorno, che è quello che mi serve, cioè risultati immediati. Il secondo passo è, ovviamente, creare un canale.
canale da zero, perché non voglio casini sui miei di canali. E quindi vado su Google e creo Zia Angela, ricette semplici e facili. Sesso uomo, ovviamente, perché sono un cretino. Semplicemente perché adesso vanno abbastanza, ma volevo un argomento che fosse abbastanza facile. Infatti creo anche un video di ricette, la pizza fatta in casa, le ricette di Zia Angela. E siccome non volevo far vedere me dentro il video, è uno di quei video fatti con le scritte e lo sfondo culinario con una musichetta free of copyright su YouTube. Però questo video mi sarebbe servito per testare la compravendita di visual, quindi non l'ho fatto proprio lineare, ci ho messo dentro sempre qualcosa di mio. E ho fatto questo un po' perché sono una persona malata da un certo punto di vista, ma anche perché mi sono chiesto durante questa prima giornata, ma i siti che comprano le visual lo guarderanno il video? Magari guardandolo dicono no, non posso darti visual su un video così mezzo demoniaco, mezzo no, quindi lasciamo perdere. La risposta è: se ne sbattono i coglioni. Quindi carico il video e vado a comprare per 149,99€ 100.000 visualizzazioni. E basta così, non mi rimaneva altro che aspettare. Aggiornamento del giorno dopo, alle 9.03 minuti del mattino del 9 febbraio sono arrivate le prime visual. Sono pochine, sono 2757, numero particolare devo dire, ma sono arrivate. Sono molto emozionato, non vedo l'ora per i prossimi giorni o le prossime ore. Spero non ci mettano tanto. Aggiornamento delle 10:10 sempre del 9 febbraio, si sono aggiornate le visual. Adesso sono 9719. Bravi! Aggiornamento fatto 10 minuti dopo quello precedente, quindi sono le 10 del mattino, sempre del 9 febbraio. Ho scoperto una cosa, andando nelle statistiche in tempo reale, ho scoperto che le visualizzazioni non sono 9.000 e rotte, ma sono circa 22.000, quindi sono arrivate tutte di getto nelle prime ore del mattino, ma YouTube non riesce ancora ad aggiornarle in tempo reale. E questo poteva creare un problema, perché in un canale appena creato, dove non c'è traffico di alcun tipo, né commenti, né mi piace, né iscritti, avere tutto quel boom di visualizzazioni avrebbe potuto portare all'attenzione di YouTube il problema. Sempre 9 febbraio alle 15:15 è arrivato il primo commento, quindi vuol dire che è finito da qualche parte nei correlati e qualcuno l'ha aperto. E ha solo quasi 20.000 visualizzazioni, quindi da questo punto di vista funziona. Quindi un obiettivo del comprare delle visual potrebbe essere finire nei correlati, perché se è finito nei correlati il video vuol dire che queste visualizzazioni YouTube le ha contate, effettivamente contate, tanto che qualcuno ha commentato i video e lo ha anche visto il video. È vero che durava 20 secondi, però congratulazioni. Che cos'è quella cosa che si vede alla fine del video? E io ovviamente non potevo dire ah sì, lo correggo, ho fatto il finto tonto, e ho risposto quale? Io non vedo nulla. E la risposta non ha tardato ad arrivare. Al secondo 12 c'è una strana figura, segnalerò a YouTube il video. Tanti auguri, vai, prova a segnalare il video a YouTube. Voglio vedere quando ti rispondono. Ho fatto un errore e mi è stato rimosso il video. E non credo mi sia stato rimosso per le visual comprate, ma perché qualcuno, appunto, come vi avevo fatto vedere, ha segnalato il video per il contenuto in mezzo alla ricetta, che effettivamente ci sta, perché è una ricetta, quello la guarda gente come... magari famiglie e bambini, compresi i bambini, sono una ricetta per la pizza fatta in casa e si ritrova una roba demoniaca. Porca di una puttana, non so cosa fare, non so. E domenica 11 febbraio e sono in ufficio, sono da solo in tutta la struttura perché è domenica e sono le 4 di pomeriggio, e perché non so cosa fare, ma devo trovare una soluzione perché l'esperimento non può finire così, quindi cercherò... Non lo so. Sai cosa faccio? Quasi quasi scrivo al sito e gli chiedo se è possibile o avere parte dei soldi indietro, perché comunque 30.000 visualizzazioni sono arrivate, oppure le rimanenti 70.000 poterle spostare in un altro video. E fortunatamente sono stati molto gentili. La risposta è stata no, ti attacchi al cazzo.
e dopo un'attenta analisi sono giunto alla conclusione che che vuoi che siano 150 euro, spendiamone anche di più per provare a crearne un altro di video, sempre un video della pizza fatta in casa fatto da zia Angela però senza Satana all'interno. A sto giro compro 100.000 visual e 500 like dallo stesso sito di prima, ma decido di comprare, per provare, anche 25 commenti da un altro sito però. Ah, tra l'altro, una particolarità del sito dove ho comprato i commenti: c'è una specie di minigioco per comprarli. Te li devi scrivere tutti e 25 tu, oppure puoi pagare 15 euro in più rispetto al prezzo dei commenti e gli dici bene o male cosa vorresti farti sentir dire e te li scrivono loro. E allora così mi sono tirato sulle maniche e ho iniziato a scrivere 25 commenti completamente a caso, ma bene o male inerenti al video. Carico il video, compro tutto e torno a casa. Io non mi posso distrarre un attimo che qui sono arrivate 26.000 visual alle 15.01 del 12 febbraio. Sono arrivate 26.100 visual e i primi due commenti che ho comprato. C'è un problema però. Leggili, leggi. Sono stranieri. Sono commenti stranieri. Io... Non è che sono finito in tendenza in Russia? È possibile? Commenti in russo? Ci stavamo cervellando per capire perché cazzo fossero arrivati commenti russi. Vuoi vedere che dei 25 commenti arrivano tipo da utenti russi fasulli e quindi YouTube li traduce in automatico dall'italiano al russo e quindi quelli sono due commenti che ho comprato? No, no. Oppure... Sotto consiglio del mio collega abbiamo provato a tradurre il commento più votato sotto il video. E il commento più votato è questo: tendenze sul serio 102 puttana in navigazione, what the fuck. Quello poi mi sa che l'ha tradotto male. Quindi forse siamo in tendenza in Russia per davvero. Io stavo scherzando. È possibile che fossimo arrivati in tendenza in Russia? Andiamo a controllare nelle tendenze russe e non c'eravamo, ovviamente. Probabilmente c'è stato qualche altro problema. Ma la giornata non era ancora finita. Nuovo aggiornamento delle 17.07, sempre del 12 febbraio. Sono arrivati i commenti, sono arrivati i commenti che ho comprato e che sono arrivati tutti insieme. Fa un po' strano. Però sono giustificati perché ho 32.000 visual e quei commenti ci stanno bene, effettivamente. Ci stanno bene. Non che siano arrivati tutti nello stesso minuto. Non sono ancora arrivati tutti, ma 5 tutti sì, tutti insieme. E in quel momento ho fatto una cosa che forse non avrei dovuto fare. Ho detto, guarda un po' questi commenti, sono tutti con avatar diversi, tutti con un nome verosimile, perché io personalmente da questi siti mi aspettavo utenti senza avatar, sai, con l'avatar grigio base, con numeri e lettere maiuscole e minuscole come codici CAPTCHA, come utenti. E ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ne ho aperto uno. Allora, ovviamente questo canale non aveva contenuti, però era iscritto a circa una quarantina di canali di YouTube. Allora ne apro un altro. E anche lui era iscritto ad una quarantina di persone e il 90% dei canali era lo stesso. Apro il terzo, stessa cosa. E allora mi è venuto in mente. Siccome dal sito da cui ho comprato i commenti puoi anche comprarti gli iscritti, gli account che usano per creare commenti falsi li usano anche per creare iscritti falsi. Quindi io ho beccato 40 persone che comprano iscritti. Però appunto, essendo solo 3 canali italiani, pure piccolissimo, ho detto non me ne frega nulla di farlo vedere, quindi non ve li faccio vedere. Però sono lì. La sentite qua l'aria, no? L'aria che sta diventando pesante, l'aria di questo video. Santo cielo. E in questa giornata, il colpo di scena. Aggiornamento del 13 febbraio alle 9.27 del mattino. Ho scoperto dove siamo finiti in tendenza. Non è in Russia, ma è uno dei paesi che parlano la lingua o comunque una variante del russo, che è l'Ucraina. Siamo in tendenza in Ucraina, in 19esima posizione con i video, le ricette di zia Angela, pizza veloce fatta in casa. Oh mio Dio, mio Dio. Vi state chiedendo come l'abbia scoperto? Beh,
Innanzitutto è arrivato un altro commento che veniva tradotto in pizza e deliziosa, ma non per le nostre tendenze. Quindi da lì ho detto no, non è possibile che sia una coincidenza che un altro commento in russo parli delle tendenze. Andiamo a vedere gli analytics del video. Innanzitutto dall'Italia sono arrivate soltanto 55 visual e sopra di me ovviamente c'erano paesi come Pakistan, Filippine, Lettonia, Uzbekistan, Moldavia, India, Kirghizistan. Il Kirghizistan è un aspro paese dell'Asia centrale che sorge lungo la via della seta. Ah, perfetto, perfetto. Quindi è un ottimo paese per fare delle visual sulla pizza fatta in casa. E al primo posto con il 27% di visual totali del video c'è l'Ucraina. Quindi per tutti gli ucraini che stanno guardando questo video, Vibachte, vital ne slovo, vid italiskoho. In definitiva è possibile fingere di essere famosi. Ma come nei film di Shyamalan, mancano ancora i twist finali. Questo 14 febbraio, questo San Valentino alle 13.09, non ho fatto in tempo ad entrare in ufficio che c'è stato un nuovo colpo di scena. Ero arrivato a circa 40.000 visual, quindi me ne mancavano altre 60.000 per arrivare a 100.000. E invece oggi me ne ritrovo 8.900. Me ne hanno tolte praticamente 32.000. Mi hanno tolto 32.000 visual. Credo pulizia di YouTube, non sono sicuro, non so come funzioni, ma a quanto pare sono state tolte queste visual qui. Beh, da un certo punto di vista ottimo, vuol dire che YouTube controlla queste cose qui. Dall'altro, ho perso altri soldi. Giusto per curiosità, sono andato a rileggermi le FAQ del sito da cui ho comprato le visual e... Proprio perché i nostri servizi vengono erogati da account e persone reali, il processo di promozione è totalmente legale e 100% sicuro. Ed ovviamente, il giorno dopo, oh guarda un po', i 25 commenti che ho comprato da un altro sito sono spariti! E così, come nella famosa puntata di OC dove Seth saluta Anna all'aeroporto piangendo come un disperato, io, con una lacrima che mi solca il viso, saluto i miei quasi 400 euro spesi per fare questo video. Ciao. So che molti di voi sono lì a strapparsi i capelli dicendo «Ma perché stai dicendo queste cose? Guarda che c'è gente che potrebbe farlo! Adesso tu, dicendolo, gliel'hai fatto scoprire! Oh mio Dio, e adesso?» Sono abbastanza convinto che chi volesse comprare le visual le ha già comprate, probabilmente. Allora, lungi da me dirvi che cosa fare. Voi siete liberissimi di usare questi siti qui, di comprarvi le visualizzazioni, iscritti, eccetera. E abbiamo visto che è possibile comprarsi visualizzazioni, iscritti, like, commenti addirittura. È possibile farlo. Quello che posso dirvi io, da youtuber, è che nessuno è mai diventato, diciamo, famoso, per mancanza di altri termini, nessuno è mai diventato famoso comprando visual. Nessuno. Perché per quanto il sito vi possa dire questi sono utenti reali interessati ai vostri video, non è vero. C'è quel sito di cui vi ho parlato che ci mette mesi per farvi arrivare visual, perché sai come funzionano le sue visualizzazioni? C'è proprio scritto nelle informazioni del sito. Mettono il vostro video dentro spazi pubblicitari di applicazioni gratuite. Quelle sono visual probabilmente effettive, perché sono visual del video che parte nella pubblicità, del vostro video che viene inserito lì dentro. Ma di gente che magari sta giocando a un gioco di merda free to play dall'App Store e si vede partire all'improvviso come pubblicità non il solito mocio per pulire per terra, ma il vostro cazzo di video. Per farvi un esempio, voi create una torta e volete farla mangiare a più persone possibili. E allora voi prendete una persona, la legate alla sedia e con un martello le ficcate la torta in bocca finché non dice ah ok, è buona. Quello non è un utente attivo, è un utente che avete forzato a mangiare la torta, è un utente che avete forzato a guardare il vostro video. Perché si potrebbe analizzare la situazione e analizzare i tipi di visualizzazioni, i tipi di like, i tipi di sito, i tipi di provenienza delle visualizzazioni, ma questo non è un documentario di Netflix. Prendete il video per quello che è, un esperimento. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima.